siamo in una fase espansiva dell'epidemia che ancora fa riferimento al virus Delta. Purtroppo con l'ingresso dell'Omicron, che ha un RT nettamente superiore, si calcola intorno a 4 o 5, c'è una maggiore trasmissibilità, il che sta a significare che ci saranno molti più casi di contagiati, anche perché le due dosi di vaccino non sono sufficienti a una copertura estesa. Danno una copertura solo del 30%, mentre invece facendo la terza dose si arriva a una buona copertura fino all'80%, e quindi questo già sta a significare come bisogna fare non solo le due dosi, chi non l'ha fatta le faccia subito, ma bisogna fare anche la dose booster. È interesse di tutti quello di non ammalarsi e soprattutto di non andare in ospedale in terapia intensiva. E bisogna cercare di evitare il contagio. Come fare? Abbiamo detto prima che la vaccinazione è protettiva, è estremamente protettiva, quindi è importante che se si debbono fare delle feste in casa, limitare il numero di persone. Io consiglio di non più di 6 persone in una tavolata, perché bisogna avere anche una distanza di 1,5 metri uno dall'altro, insomma, quindi una tavola con 6 persone è ben piena. La gente deve stare seduta a tavola, non andarsene in giro. Si mangia senza mascherina, chiaramente, però ecco, non ci si alza, e se si alza ci si mette la mascherina. Quindi evitare assolutamente quei buffet, quei tavoli con la roba dove uno va e mangia e poi magari si scambia baci e abbracci con la persona che sta lì vicino. Quindi questo va evitato assolutamente. Fare una cosa importante è la reazione della stanza, perché bisogna continuamente aprire le finestre e far cambiare l'aria, perché la trasmissione del virus avviene per via aerea.